all aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Benvenuti a un nuovo episodio di Storie e Leggende, il podcast che si addentra nelle pieghe più oscure della nostra immaginazione. Sono Andrea, il vostro conduttore, e oggi ci immergeremo nelle tenebre di una leggenda metropolitana che ha terrorizzato le notti di intere generazioni, la storia di Bloody Mary. In un vortice di suggestioni e paure, la figura di Bloody Mary emerge come uno spettro, un richiamo all'ignoto che si cela dietro lo specchio della nostra mente. Bloody Mary è un nome che evoca paura e terrore, una presenza che si manifesta nell'oscurità. Insieme andremo alle origini di questa leggenda, svelando cosa ci sia dietro la figura spettrale di una donna, si dice una strega, che si mostra solo a coloro che hanno abbastanza coraggio da invocarla. Ma attenzione, perché nella storia che esploreremo oggi, la realtà e l'immaginazione si sfiorano, si intrecciano, portandoci in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, in un luogo che non è il nostro, in un tempo che non è il nostro, dove il confine tra ciò che è reale e ciò che è inventato si fa sottile come uno specchio appannato. Questa è la vera storia di Bloody Mary. La leggenda narra che Bloody Mary sia stata una strega che venne bruciata sul rogo e la sua anima ritorni di tanto in tanto nel nostro mondo e si presenti a chiunque la invochi. Ma in realtà si tratta di una maledizione scaturita da una drammatica tragedia familiare e noi siamo qui a raccontarla. Nei secoli passati la medicina non era sviluppata come ai giorni nostri e c'era il terrore delle malattie infettive, come per esempio la peste, che provocavano epidemie e diffondevano morte ovunque. Mary era la figlia 14enne del medico del villaggio e sembrò essersi ammalata di tifo, aveva la febbre molto alta e giaceva a letto in stato incosciente. E sebbene fosse ancora viva, per scongiurare una possibile epidemia, il padre decise di adagiarla dentro una bara e seppellirla nel giardino fuori casa. La decisione era atroce e la madre di Mary, disperata, non potendo salvare la figlia direttamente, pensò di legare al polso di Mary uno spago collegato ad una campanella fissata alla porta di casa. Se la figlia fosse miracolosamente guarita, avrebbe udito lo scampanellio e l'avrebbe salvata. Il marito, per evitare anche questa tortura alla moglie, le somministrò una dose di morfina, facendola cadere in un sonno profondo. La mattina dopo, la moglie si risvegliò e corse immediatamente fuori di casa per controllare la situazione. Lo spago era rotto e la campanella era muta. Mary doveva essersi risvegliata durante la notte, agitandosi nella bara. La fecero disseppellire e si trovarono di fronte ad uno spettacolo davvero raccapricciante.
Mary aveva gli occhi spalancati, il terrore ancora impresso nelle pupille senza vita. Doveva essere morta dallo spavento. Il vestito era imbrattato del sangue e delle dita scarnificate che avevano cercato una via di uscita. Invano. Mary era morta per la seconda ed ultima volta. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.